Vincenzo Malacari, dipendente della provincia, da ieri siete in assemblea, perché? Allora, da ieri abbiamo programmato lo stato di agitazione per due motivi sostanziali. Il primo perché non riceviamo lo stipendio dal mese di novembre, quindi siamo in arretrate, e le prospettive, secondo quanto ci vengono fatte sapere, sono a rischio anche i nostri stipendi di dicembre e forse anche quello poi di gennaio. La seconda, ovviamente, che stiamo protestando sostanzialmente per il fatto del mancato rispetto di quello che era il protocollo d'intesa fatto con il governo in merito all'attuazione della legge del Rio. Infatti la legge del Rio, che si è fatta passare comunque come la madre di tutte le battaglie contro la casta, in realtà non ha abolito nessuna classe politica, la classe politica addirittura è qui presente, solo che non è stata eletta da parte appunto dei cittadini. Ma cosa più grave è che adesso i tagli che si stanno prevenendo, che si stanno facendo, mettono a rischio i servizi essenziali diciamo, della provincia, mi riferisco alle scuole. Infatti ieri abbiamo avuto una protesta qua davanti perché non siamo più in grado di garantire appunto i servizi alle scuole, e mette a rischio il posto di centinaia e centinaia di lavoratori. In tutta Italia stiamo parlando di 20.000 persone. Allora, se questa legge, che è stata fatta spacciata per abolizione della lotta alla politica, quindi i costi della politica, in realtà è diventato quello di mandare a casa centinaia e centinaia, migliaia di padri e madri di famiglia, sinceramente non possiamo altro che essere preoccupati. Quindi noi siamo in occupazione fin quando non avremo... Quindi ecco, quali saranno le vostre iniziative? Noi innanzitutto singolarmente ovviamente chiederemo un incontro, molto ovviamente in settimana avremo un incontro con il Presidente Oliverio. Martedì saremo a Roma perché dinanzi al Senato, perché c'è proprio in discussione questo emendamento che prevede questo peggioramento comunque della situazione dei dipendenti, quindi delle province. Quindi noi sinceramente non ci aspettavamo questo, dopo tutte le annunciazioni, essendo anche noi vincitori di concorsi pubblici, di trovarci in un ente. O è stato nostro sfortuna, quindi vincere presso questo ente, cioè nel senso che dovevamo vincere altrove, però non erano questi patti che in qualche modo dovevano essere da parte della legge appunto del Rio. Cioè la legge del Rio prevedeva altro, non questo. Per questo noi siamo in stato di agitazione. Grazie. Prego.